Io scrivo di letteratura. Ah. Hai appena detto che noi non abbiamo una letteratura. Ma infatti è ciò che scrivo, non l'abbiamo. Abbiamo un piccolo numero di capolavori, perché no, siamo in tanti, un grande artista può spuntare di tanto in tanto in paesi molto più piccoli che la Russia. Ma non abbiamo una letteratura nazionale, perché quel che abbiamo non è nostro. È come una festa, in cui ciascuno arriva mascherato da qualcun altro. Byron, Goethe, Schiller, Voltaire, Shakespeare, via dicendo. Io non sono un artista. La mia pièce era priva di qualità. Non sono un poeta. Una poesia non può essere scritta per un atto di volontà. Mentre noi altri facciamo il massimo per essere presenti, un autentico poeta, invece, si assenta. Noi possiamo osservarlo sul ciglio della creazione. Se ne sta lì, seduto, immobile, con la penna in mano. E quando coglie l'attimo... E noi l'abbiamo perduto! Dov'era andato in quell'attimo? Guardate, il significato dell'arte sta tutto nella risposta a questa domanda. E scoprirlo, comprenderlo, conoscere appunto la differenza fra accadere e non accadere, è lo scopo della mia vita. E guardate, non è una vocazione disprezzabile in questo nostro paese in cui le libertà non possono essere discusse, perché non ne abbiamo, così come non si discute di scienza, di politica, per la stessa ragione. Il critico ha una doppia missione in Russia. E se si riesce a capire qualcosa di arte, si capirà qualcosa anche di libertà, di politica, di scienza, di storia, perché nell'universo le cose si dispiegano una dietro l'altra, secondo un'intenzione di cui anche la mia ricerca è parte integrante. Voi fate bene a ridere di me, perché io non so il francese, il tedesco, ma guardate, mi sarebbe facile comprendere la verità dell'idealismo, anche se avessi udito dalla mia finestra una sola parola di Schelling, gridata da un uomo su un cavallo al galoppo. Quando i filosofi cominciano a parlare come gli architetti, state alla larga, al caos e alle porte. Se si cominciano a fissare regole per il bello, da quel momento lo scorrere del sangue nelle strade diventa inevitabile, perché la risposta non aspetta là fuori, come l'America aspettava Colombo, la stessa risposta, uguale per tutti, una volta per sempre. No! L'idea universale parla per mezzo dell'umanità stessa, ma in modo diverso, in ogni nazione, in ogni epoca della sua storia. E solo quando la voce interiore di una nazione riesce finalmente ad esprimersi attraverso la creatività inconsapevole dei suoi artisti, generazione dopo generazione, allora lì c'è una vera letteratura nazionale. Ecco perché noi non l'abbiamo. Scusate, guardate la Russia. Un bambino cresciuto in modo abnorme, con una minuscola testolina infarcita di idolatria per tutto ciò che è straniero, e sotto un enorme corpaccione, inerte, adagiato nell'etame, un continente di schiavitù e superstizione, tenuto insieme dalle spie e da 14 gradi gerarchici di lacchè in uniforme. Ma come possiamo avere una letteratura? Fiabe popolari e modelli stranieri, ecco ciò che abbiamo. Inebetiti dai nostri Racine e Walter Scott in XVI, la letteratura in Russia non è altro che un elegante passatempo per le classi alte, come il ballo, le carte. E come è potuto accadere questo disastro? Ma perché nessuno ha mai creduto che potessimo crescere? Siamo sempre stati trattati come bambini! Allora ci meritiamo di essere trattati come bambini! Sculacciati per un'impertinenza, a letto senza cena, in castigo dietro la lavagna e senza neanche il coraggio di sognare la ghigliottina! Oh, scusate, io sono uscito dal seminato, scusate, io... Non succede sempre così. Scusi. Guardate, un'opera d'arte è il respiro di un'idea eterna. Ecco, dimenticate tutto, non ho detto niente, solo questo. Un'opera d'arte è il respiro di un'idea eterna, soffiata da Dio nel cuore dell'artista. Ecco dove era andato. Avremo la nostra letteratura. Che genere di letteratura, che tipo di vita, sono la stessa domanda. Tanto la nostra vita esteriore è un insulto. Ma abbiamo avuto Pushkin e adesso Gogol. Scusate, non mi sento bene.